Oggi per voi sorpresissima doppia Books Review. Non riuscivo ad aspettare assolutamente il 21 giugno per poter scegliere un romanzo da recensire come da regolamento, quindi farò una piccola trasgressione. Il problema è che con Silvana Gandolfi, che è appunto l'autrice che andremo ad analizzare il 21 giugno, quattro dei suoi libri hanno ottenuto 5 stelline, quindi quale scegliere? Quattro. Però, dato che non voglio tediarvi con recensioni extra lunghe che so che non vi piacciono particolarmente, ho deciso di dividere questi quattro libri in due recensioni distinte. Una sarà oggi e una nella prossima Books Review. Aldabra, la tartaruga che amava Shakespeare, e Occhio al gatto sono due opere, entrambe ambientate a Venezia, location nel quale Silvana Gandolfi ha vissuto e da cui quindi ha preso ispirazione per le sue opere. Sono due romanzetti meravigliosi, di cui vi ho già parlato nei relativi video Wrap Up e TBR degli scorsi mesi, ma che adesso andremo ad approfondire perché ne vale veramente la pena. E il primo di cui parlo è Occhio al gatto, appunto di Silvana Gandolfi del 1995, uscito per Salani, per gli Istrici Salani, con il quale Silvana Gandolfi ha un rapporto molto stretto, in quanto tutte le sue opere sono state pubblicate da Salani e la collana Gli Istrici è quasi nata in contemporanea ai suoi primi romanzi. Parla di Dante, che è appunto questo bambino spesso incompreso, con genitori lontani per lavoro, che vive con sua nonna. Vive con sua nonna e sta vivendo gli ultimi mesi prima della fine delle elementari, perché nel 1995, non so se lo sapete, esistevano ancora gli esami di quinta elementare. Dante ha problemi con l'italiano in particolare. Le lettere vanno a caso, fa fatica a scrivere, infila H dappertutto, insomma è dislessico questo bambino. La nonna, con somma caparbietà, decide di inviarlo ad un professore di italiano che era lo stesso professore di sua figlia, Cosimo Dolente, professore di italiano che però ha un modo molto singolare di approcciarsi all'italiano in generale, ai suoi studenti. Infatti, Dante si trova in questa casa molto particolare, piena di oggetti, ma soprattutto piena di gatti, e questo ci tornerà utile. Si trova molto affascinato, talmente affascinato che pende dalle labbra di questo professore e si notano decisamente dei miglioramenti nell'italiano appunto di Dante. Questo professore affida a Dante un cucciolo di gatto che Dante decide di chiamare Virgilio, poiché Cosimo Dolente ha un che di alchimista e di magico, e lo convince che con questo gatto, appena aprirà gli occhi, se seguirà correttamente le regole della magia, rimarrà connesso a vita. Dante si fida ciecamente di questa cosa e diventa morbosamente attaccato a questo gattino. Ma cosa succede? Succede che il giorno della fine della scuola, quindi della fine degli esami, scopre che Cosimo Dolente è morto. Cosimo Dolente se n'è andato, la nonna lo informa di questa cosa e il primo pensiero di Dante va appunto al suo gattino. Corre, 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 alla fine scopre che il gattino non c'è più. Ma chiudendo gli occhi si accorge che vede attraverso gli occhi del gattino, e questo lo porterà a vivere rocambolesche avventure, anche molto rischiose per un bambino di 11 anni, attraverso Venezia e anche oltre. Apparentemente è un libro per bambini, ma ha un coinvolgimento a livello letterario di trama che è capace di trascinare anche un adulto, posso confermare, perché io non davo una cicca a questo romanzetto, non mi ricordavo neanche bene quale fosse lo scopo di questo romanzetto, ma a parte le tematiche molto interessanti di cui parleremo, ha la forza di coinvolgerti in quanto non è solo un romanzetto per ragazzi, ma soprattutto c'è una sorta di vena thriller misteriosa che appunto ti trascina nelle avventure di questo ragazzo e del suo gattino. Io non me l'aspettavo, infatti l'ho finito in pochissimo tempo e alla fine ho detto: What? In questo romanzo thriller e pedagogia si fondono in maniera mirabile. Noi rimaniamo travolti da tutte queste tematiche e da questo modo di narrare delle vicende apparentemente impossibili, assolutamente irreali, surreali, che poi però si riconducono tutte a una sorta di mondo fantastico che viene costruito da questo bambino per sopperire alle sue mancanze. La cosa anche molto carina è il fatto che questo bambino, fondamentalmente solo, perché sua nonna, che è l'unico parente che ha un modo burbero comunque di crescerlo, ma perché semplicemente ha paura per lui. Parliamo delle tematiche, tematiche che sono appunto molto molto interessanti. La prima tematica è la dislessia, che difficilmente si ritrova in romanzi per ragazzi, e molti bambini e ragazzi non sanno nemmeno che cosa sia la dislessia. Un'altra tematica molto importante, che è sempre legata un po' alla dislessia, ma soprattutto
soprattutto a quell'età cardine tra l'infanzia e l'adolescenza, che è appunto 10-11 anni, la fine delle elementari, l'inizio della scuola media, è la separazione dalla realtà. Quando un bambino, soprattutto di quest'età, che sta cercando un'identità, vive una vita che non gli piace, spesso è portato a immaginarsene una migliore. Chiaramente qua in questo romanzo, essendo un romanzo di fantasia, è tutto molto molto amplificato, ma comunque è stata una cosa molto interessante da analizzare, perché la separazione dalla realtà lo porta comunque a ritrovare nella sua fantasia degli aspetti della sua vita reale che magari vuole cambiare ma non ha la possibilità di cambiare. I genitori assenti sono un'altra tematica che viene analizzata in parte, lo porta poi a una proiezione nella sua fantasia, quindi in tutte queste avventure che Dante vive, che non sappiamo se le abbia vissute veramente o meno, le proprie paure ma soprattutto dei propri desideri. Lui fa di questo mondo di fantasia un mondo perfetto, anche nelle sue imperfezioni per Dante è il mondo nel quale vuole vivere. Gli ultimi due temi che va a trattare questo libro sono sicuramente l'amicizia. Dante, inconsapevolmente, attraverso queste sue avventure da bambino solitario che era, si ritrova ad avere tanti amici, o comunque pochi ma buoni amici, e scopre questo lato della vita che per lui si scopre appunto essere fondamentale per risolvere i propri problemi. In ultimo mi ha fatto molta molta tenerezza la nonna di Dante, ha problemi da anziana, e anche Cosimo è un anziano che ha problemi da anziano. Si vede una palesissima differenza tra questi due anziani che hanno la stessa età ma vivono la vita in due maniere completamente diverse, ed entrambi nel loro piccolo sono anziani che non sono più anziani, nel senso che vivono la propria vita per quanto abbiano delle problematiche legate alla loro età, e sono troppo carine. A me piace un sacco, ma l'ho già detto in tanti video recensione, quando all'interno dei romanzi ci sono dei personaggi anziani di età ma che con i loro comportamenti e le loro avventure e le cose che dicono e via dicendo riescono ad unire la loro esperienza, appunto data dall'età, a cose che in realtà non sono proprie della loro età, e hanno la forza di rialzarsi, riscattarsi e cambiare ancora una volta per il bene di tutti, ma soprattutto di se stessi. Il secondo libro, anch'esso che ha ottenuto 5 stelline, è Aldabra, la tartaruga che amava Shakespeare, sempre di Salani, non degli Istrici, ma comunque è uscito anche per la collana degli Istrici, da quello che mi ricordo. Anch'esso ambientato a Venezia, parla di Elisa, una bambina sempre di 10-11 anni, molto molto legata a sua nonna Eia, che però non può sopportare la madre di Elisa. E non si capisce perché. È successo qualcosa che ha separato madre e nonna. Si scopre che poi questo motivo di separazione è la follia, la demenza senile di questa nonna. Elisa lo scopre e però cerca di ricondurre tutto a qualcosa di magico, in quanto lei ama sua nonna, ama il fatto che ami il teatro, conosca a memoria tutte le battute e via dicendo. Ma cosa succede? A un certo punto nonna Eia comincia a trasformarsi, ad avvizzire, a cambiare abitudini, e Elisa non può dire niente a sua madre perché sua madre non accetterebbe appunto la follia e la magia di questa nonna, e quindi Elisa mantiene il segreto, essendo l'unica persona che la va a trovare quotidianamente. Mantiene il segreto, ma diventa sempre più difficile mantenerlo, in quanto a un certo punto nonna Eia si trasforma in una tartaruga. Ci sono comunque dei passaggi finali nel quale questa tartaruga trova la pace. Ho scoperto in un secondo momento che questo è il primo romanzo adatto ad adulti e bambini. È una sorta di mega metafora, un distaccamento di un bambino dal proprio nonno, e penso che il tutto sia scaturito dalla domanda: cosa pensa un bambino nel momento in cui perde un familiare molto caro? Che cosa si potrebbe immaginare per accettare questa realtà? È Elisa che narra la storia, quindi noi immaginiamo che sia tutto nella testa di Elisa, ma guardandolo con occhio distaccato comunque noi vediamo quello che effettivamente succede a questa nonna, vediamo con occhio adulto cosa sta succedendo in generale, e questa cosa mi ha fatto una tenerezza e ho provato molta empatia nei confronti di Elisa e di questa storia, al punto da adorare questo libro, per quanto sembri appunto anche questo un libro per ragazzi, un libro insignificante. Forse l'autrice, essendo molto sedimentata in questo genere, non viene spesso presa sul serio, ma comunque è una grande autrice per riuscire ad analizzare questo mondo metaforico nel quale Elisa si autocatapulta
per accettare i dolori della vita. Ma soprattutto la cosa ammirabile, non solo di questo libro, ma di tutti i romanzi che ho amato di Silvana Gandolfi, penso che sia un po' il suo marchio di fabbrica, è che per tutto il libro, e non so se fosse un'intenzione, ma suppongo di sì, per tutto il libro tu ti ritrovi a chiederti: ma cos'è reale? Qual è la versione giusta? Quella che io sto immaginando da lettrice adulta, quindi della mega metafora, oppure effettivamente è successa questa cosa, ma essendo adulta non riesco a comprenderla? A me piace pensare di aver scoperto l'acqua calda. Rende questo libro veramente originale, secondo me, è una lettura super super consigliata, soprattutto quei bambini che faticano magari a distaccarsi da un nonno, una nonna o comunque un parente anziano. Sono due libri che hanno sicuramente in comune l'ambientazione. Io, leggendo prima questo e poi questo, ho ritrovato le ambientazioni, le calli, i ponti, insomma, i punti cardine della città di Venezia, che suppongo sia comunque una città molto bella per quanto io l'abbia vista solamente una volta. Entrambi hanno in comune il discorso dell'anzianità. Quindi l'analisi di personaggi molto anziani che si riscattano, ognuno a modo suo. Trovo che entrambi siano molto coinvolgenti a un certo punto. Ho ritrovato appunto una similitudine tra i due protagonisti, Dante ed Elisa, perché entrambi sono bambini soli che si aggrappano ai propri familiari, che si aggrappano a una propria idea di realtà. Tutto sommato sono due libri che, per quanto le storie siano diverse, hanno diversi punti in comune ed è piacevolissimo poterli confrontare ed analizzare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete letti, se siete d'accordo con la mia opinione, modestissima e personalissima. In generale, consigliatemi magari altri romanzi che abbiano le stesse tematiche. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Qua sotto in descrizione invece trovate la mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questo video possa interessare a qualcuno dei vostri amici, condividetelo seguendo il bottoncino qua sotto. Se vi piace questo format, questo canale e tutti i miei video, iscrivetevi, ma soprattutto per non perdervi neanche un video, cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo con il prossimo video con Cartoon Joe, che uscirà giovedì 11 giugno, mentre la prossima Books Review, che sarà sempre doppia e sempre su Silvana Gandolfi, vediamo se azzeccherete quali sono i romanzi, ma penso sarà abbastanza intuibile se mi avete seguito fino a qua, sarà il 22 giugno. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione! Ciao!